Nome: Sebastiano. Eriko. Cognome: Serafini. Kawasaki, come la moto. Soprannome: Seba, Seb. Elicottero. Età: maggiorenne. Non si chiede l'età alle donne. Professione: compositore. Cantante, insegnante di giapponese. Situazione sentimentale: complicata. Molto complicata. Città di origine: un piccolo paesino nella provincia di Trento. Nagasaki, del Giappone. Canale YouTube: Sebastiano Serafini in Giappone per quanto riguarda il mio canale in italiano, mentre Sebastiano Serafini per quanto riguarda il mio canale musicale, in cui faccio uscire music video e tutta la musica che compongo. Elicottero per pubblico italiano, Eritari per pubblico giapponese. Iniziamo l'intervista. Come vi siete conosciuti? Io e Eriko ci siamo conosciuti attraverso YouTube e devo dire che la mia amicizia con Erika è una delle più vere e sincere che sono riuscito a creare grazie a questo canale, infatti la ringrazio davvero tanto. Beh, perché eravamo già tutti e due youtuber, facevamo già YouTube, già io conoscevo la persona Seba e penso anche lui, però per conoscerci di persona c'è stato un amico in comune che si chiama Ushio, lui me l'ha presentato. Eriko, cosa pensi di Sebastiano? Molto molto bello, carino, però anche un po' misterioso, nel senso positivo. Sebastiano, cosa pensi di Eriko? Penso che Eriko sia una ragazza veramente dolce, carina, anche molto intelligente e anche piena di talenti, sa cantare, sa cucinare, è veramente simpatica, oltre a essere molto bella, tra l'altro. Cosa ti piace dell'altro? Per esempio mi piace una cosa di Seba, che si impegna sempre, fa mille cose e lo ammiro tanto. La sua spontaneità, il fatto che comunque, anche se le sono capitate un sacco di cose che magari non ha condiviso sui social, è comunque rimasta una ragazza molto positiva e penso che sia anche molto sincera. Cosa ti dà fastidio dell'altro? Appunto, siccome lui riesce a fare mille cose, a volte mi dà fastidio addirittura perché io sono contrario. Cioè, come fa a fare tanti video più di me, sicuramente, e in più lavora come compositore e registra tante canzoni, anche fa allenamento, va quasi tutti i giorni in palestra, poi viaggia sempre e in più anche studia, ha dato tanti esami dell'università. Come fa? Non esiste. Non esiste. A dirvi la verità, non c'è quasi nulla che mi infastidisce di Eriko, cioè anche perché come si fa a non adorarla, in tutta onestà? Qual è il tuo miglior pregio? Il mio punto forte... Forse se decido di fare una cosa, allora cerco di continuare a fare, cioè non mi arrendo quasi mai. Il mio miglior pregio, non lo so, penso che la mia capacità di non arrendermi anche quando le cose non vanno nella direzione che vorrei. Negli scenari più brutti riesco a esprimere quello che sento attraverso le mie canzoni. Non lo so, però è veramente difficile dire un pregio mio, cioè mi viene più facile dire pregi delle altre persone, ecco. Qual è il tuo peggior difetto? Difetto? Sono pigra. Seriamente, sempre faccio le cose che devo fare all'ultimo momento. Penso che il mio peggior difetto è che cerco sempre di far capire agli altri quello che sono, anche se spesso mi fraintendono, e questo un po' mi dispiace perché magari a volte dico delle cose che vengono prese in modo diverso e mi spiace, però devo rendermi conto che ogni tanto bisogna saper dir di no e ogni tanto bisogna lasciar perdere, cioè non sempre si riesce a far cambiare idea alle persone, quindi ecco quello. E poi il fatto che parlo con una voce molto alta, che in Italia non è un problema, però in Giappone cerco veramente di stare attento a non parlare con la voce troppo forte, ecco. Il video che avete fatto insieme, che preferisci? Mi piacciono sia i video in cui abbiamo parlato delle cose serie, argomento serio, che mi piacciono anche video divertenti. Forse preferisco quel video di Seba in cui abbiamo, non so, giocato truccarci insieme. Allora, devo dire che tra tutti i video che abbiamo fatto insieme, quello che preferisco
Sapete che non lo so, mi è piaciuto molto quello che abbiamo fatto recentemente su Google, però in realtà forse uno dei più divertenti è un video che abbiamo fatto a casa mia, che mi è venuto a casa mia a Trento, proprio anche i miei genitori hanno conosciuto Erico, e eravamo un po' brillini, cioè c'è Erico che è tipo è paonazza, cioè veramente rossa come questa maglia per tutto il video, e niente, parliamo dei 5 motivi per non vivere in Giappone, mi sembra. E però fa troppo ridere perché Erico ha decisamente bevuto troppo i spritz prima di quel video e fa troppo ridere. La canzone cantata dall'altro, che preferisci? Allora, mi piace tantissimo una sua canzone che deve ancora uscire, si chiama Kotonoha, e un pezzettino canto anch'io. Poi mi piace anche Fire. We are the fire. Devo dire che la canzone mia preferita che ha cantato Erico, vabbè, a parte tutte le cover che fa, forse la canzone che abbiamo fatto insieme, che si chiama Kotonoha, che ancora non è uscita ma molto presto uscirà. Vedrete anche il music video, quindi ragazzi, preparatevi. Genere musicale preferito? Se voglio ascoltarmi proprio una canzone, allora di solito preferisco una canzone lenta, un po' anche triste. Però per passare del tempo e intanto metto la musica come sottosfondo, allora canzone allegra. Il mio genere musicale preferito? Oddio, io non lo so. Mi piace un po' di tutto. Cioè, non c'ho un genere che mi piace, perché secondo me tutti i generi hanno qualcosa da esprimere. Cantante preferito? Taredaro. Via la faglia. Forse Aya Matsura. They ask you how you are, and you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Era una idol giapponese, singola, non un gruppo. Lei è bravissima a cantare. La mia cantante preferita è Sia, però ci sono veramente tantissimi cantanti indie che sto scoprendo su Spotify che mi piacciono da morire. Il tuo nome sarà su un cartellone che fa della pubblicità. Anzi, se ancora non lo fate, andatevi a seguire anche la mia musica su Spotify, che adesso sto per caricare il nuovo album, quindi voi andatevi a seguire, che così appena lo carico vi arriverà la notifica. Facci sentire la nota più alta che riesci a raggiungere. Ecco qua. Cosa ti ha spinto a cambiare paese? Quando sono venuta la prima volta in Italia, mi sono innamorata subito dell'Italia, la gente, il paese, il cibo dell'Italia, quindi ho pensato subito che devo venire qua a viverci. In realtà non lo so, cioè a me, io ho sempre avuto uno spirito abbastanza avventuriero, quindi quando mi si è presentata l'occasione di andare a vivere prima in Cina e poi in Giappone, l'ho presa subito al volo. Ero un po' incosciente da piccolo, non avevo pensato troppo, sono partito all'avventura. Quale cibo del tuo paese ti manca di più? Forse il cibo che non riesco a trovare in Italia, non riesco a fare io a casa, per esempio yakiniku, grigliata di carne. Yakiniku è proprio grigliata di carne proprio giapponese, è un po' diversa da grigliata di carne qua che fanno in Italia. Cioè sono tutte e due buone, ma mi manca yakiniku giapponese. E natto, mi piace tanto natto. Il cibo nel mio paese che mi manca di più, vabbè, l'ho detto, sicuramente la cucina di mia mamma, perché lei è tanto brava a cucinare. Chi cucina meglio? Forse io. Allora, chi cucina meglio? Senza ombra di dubbio, Erico. Pizza preferita? Pizza con bufala, pomodorini, basilico. Mi piace abbastanza la pizza semplice. La mia pizza preferita? A me piace la pizza estate con la rucola, i pomodorini e le scaglie di grana. Anche se
ogni tanto mi mangio anche la pizza prosciutto e funghi quando non ho tempo di pensare a che pizza voglio, come tutti i bambini. Il tuo più grande rimpianto? Rimpianto? Nella mia vita? Non c'è. Il mio più grande rimpianto? Io non ho ancora trovato il mio cane. No, non le ho in realtà. L'ho fatto virtuale. Una volta ho trovato un portafoglio bellissimo, però siccome costava tanto non l'avevo comprato, non l'avevo preso, però alla fine ci sono tornata perché volevo proprio e non c'era più. No, non ho particolari rimpianti perché penso che tutte le scelte che ho fatto mi hanno portato a essere qui. Me ne sono pentita di non aver preso subito quel portafoglio di Prada. La tua più grande soddisfazione? La mia grande soddisfazione è tipo adesso che sto riuscendo a vivere in Italia, anche se ero venuta da sola all'inizio, non conoscevo nessuno, non sapevo parlare ancora la lingua italiana, però sto ancora vivendo qui nel paese che mi piace. Questa è la mia soddisfazione, mi fa sempre pensare wow, ho fatto una cosa grande. La mia più grande soddisfazione è stata... Io ho avuto nella mia vita tantissime persone che mi hanno detto che non ce la posso fare. Tante volte mi è stato detto che ero troppo grosso, grasso, non sarei mai potuto diventare un modello e lo sono diventato. Sono troppo stonato, non avrei mai potuto fare il cantante e sono diventato un cantante. Non hai nessun talento musicale, questo me l'ha detto tra l'altro uno dei compositori che adesso lavora con una delle cantanti più famose del Giappone, che non lo nominerò. E ho dimostrato di poter essere un compositore e lavorare con i più grandi film cinesi degli ultimi anni alle colonne sonore, quindi devo dire che queste sono state le mie più grandi soddisfazioni. Chi si allena di più? Seba. Anch'io dovrei. Io e Erico siamo andati una volta ad allenarci assieme e è stato veramente un video divertente. Chi è più sexy? Seba. Sono io, bella patata, non è lei! Io non vorrei dire, ma io credo che io e Erico abbiamo dei target diversi. Secondo me lei è più sexy per gli uomini e io sono più sexy per le donne e magari un certo tipo di uomini. Sei più preda o cacciatore? Cacciatore, credo. Questi dettagli preferirei non saperli, comunque. Fai un'espressione sensuale. Saluta l'altro mandandogli un bacio. Ciao Seba, sono veramente contenta di essere tua amica e ci vediamo presto.